Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Oggi finalmente siamo pronti per l'arena del Megapiteco, quindi cominciamo ad andare verso la cave e speriamo che sia OBS sia il ventilatore non ci fanno gli scherzetti, anche perché poi per preparare tutto quanto di nuovo, diciamo, ci vuole un po'. Allora scendiamo un attimino qui, in teoria sono ancora là dentro. Non penso che sono despawnati, dai, non ci credo. Teoricamente tutto a posto. Allora, atterriamo un attimo, mettiamo un secondino il Desmodus nel criopod, perché altrimenti ci portiamo anche lei. E non mi sembra proprio il caso. Il liuterando è già incazzato. Mannaggia. Per favore, collabora. Allora, c'è tutto. Tra l'altro c'è anche della selce. Guarda, a sto punto questa qui ce la riprendiamo. Per favore. Fai che va tutto bene. Aspettiamo un attimino. Il Yu Tiranno è dentro. Questo qui no. Ecco fatto. Yu Tiranno a posto. Eccoci qui. Allora. Dov'è il Megapiteco? Ah, lui è lì. Allora, con calma. Fischia passivo. Statevene un attimino tranquilli. No, 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 no. Con calma. Aspettate un attimo. Ho paura di cadere di sotto. Quindi non lo so. Quasi quasi faccio un heal qui. Provo a sparare una freccia. Ci arriva fino a lì? Secondo me no. No, eh. Dai. Porca miseriaccia. Vabbè, dai, ci avviciniamo noi. Spero che c'è tipo il muro invisibile e non voliamo di sotto, perché altrimenti è veramente un disastro. Allora, fischia neutrale. Ce li abbiamo tutti. Oh mamma mia. Andate, prego. Ho sbagliato tasto. No, dai. No, in realtà ammazza, oh. Ma sono rotti. No, no, sono rotti. Non avete capito? No, 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 no. Scusa, 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 scusa. No, 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 no. Ma sono troppo OP. Mi sa che abbiamo un po' esagerato. Che cavolo sto vedendo? Ma fanno più danno dei T-Rex. È follia. Per favore, nerfateli. Cioè, non ha senso. Ma perché? Ma che cavolo? Vabbè, per oggi è tutto, il video finisce qui e niente. Tutta questa preparazione direi che è stata un po' eccessiva. È stato un po' troppo semplice. Ma quanto cavolo di danno fanno questi? Cioè, follia. Vabbè, comunque ci siamo presi il derma. Non male, non c'è niente nell'inventario, vero? In teoria c'ho tutto io. Le bacche si possono anche buttare, grazie mille, ma ne facciamo a meno. 40 di elemento, la bandiera e il trofeo. Devo dire che mi aspettavo, onestamente, che volavano tutti di sotto e tipo, non lo so, si buttava il video perché era un disastro. In realtà, invece, è stato veramente, veramente semplice. Quindi, nulla. Probabilmente li lasciamo davanti la cave e li utilizziamo per fare quello gamma. In realtà quello gamma mi sa che l'abbiamo fatto ora, quindi il beta. Diciamo che è stato tutto troppo semplice e mi ha un po' confuso, onestamente. Allora, con calma. Sto vedendo cose, quelli volano. Non so sa che stanno a fare. Allora, per favore, un attimino, venite qui. Bravi, fermi. Allora, fai una cosa. Fischiamo passivo, tu invece stai molto calmo in passivo. Vorrei un attimino recuperare gli Utiranno. Non so veramente che dire, ma aspettavo durasse molto di più. È stato veramente semplice. Più che altro non mi aspettavo facevano tutto sto danno. Cioè, ma che cavolo? Follia. Cioè, a un certo punto uno gli ha tirato uno schiaffo da 4.500. Per favore, potresti tornare nel criopod? Beh, che dire. È stato tutto molto strano, onestamente. Quindi a sto punto andiamo ad addomesticare qualcosa. Ma è rispawnata la cassetta qui. L'abbiamo presa tipo ieri. Vi rendete conto che è spawnata primitiva questa cassetta? Cioè, che schifo. Ma piuttosto non spawnarla proprio, dai. Cioè, non c'ha senso. Vabbè. Sono dettagli. Lasciamo stare. Facciamo che. Lasciamo un attimo in base sia la bandiera sia
sia il trofeo, la testa. E nulla, ci spostiamo ad addomesticare qualcosa. Magari il Quetzal però ce lo riportiamo. Che lasciarlo qui non mi sembra proprio il caso. Allora, come prima cosa, ci facciamo un attimo il trofeo da mettere al muro. Così ci mettiamo un attimino la testa, no? In realtà già erano pronti, quindi sorvoliamo. Facciamo che la mettiamo un attimino qui. Poi magari la spostiamo e mettiamo quello del drago centrale. Ci sta un po' di più. Poi, per quanto riguarda la bandiera, invece, ce la mettiamo qui davanti. Mi dispiace un po' per gli artefatti, perché ora ce ne mancano un po', no? Quindi, insomma, toccherebbe recuperarli. Vorrei metterla tipo decentemente, se possibile, tipo così. Ci può sta. Non male, dai. Poi ci serve la Large Taxidermy Base. Speriamo che l'ho pronunciata decentemente. Non si può. Va bene. Un po' di lingotti. Tra l'altro ne sono rimasti veramente pochi. Tocca rifarmarli. E questo qui che manca, non me lo pulli perché oggi mi odi. Va bene, gioco. Noi dobbiamo sempre litigare, non c'è niente da fare. Allora, che manca? La pietra. Ecco qui la pietra, non si sa perché c'era la pietra nello smithy. Scusa, nel fabbricator. Però su dettagli, andiamo avanti se la voce non mi abbandona. Allora, facciamo che questa qui sta così. A questo punto ce la mettiamo da sto lato. Anche se toccherebbe fargli un posto, come dire, un po' meglio. Allora, ce la piazziamo un attimino qua, cambiamo postura, guarda, ci sta un botto, però faccio vedere anche quelle che ci sono ancora, tipo questa, quest'altra, questa non mi piace, e questa è la prima. Questa qui forse è un po' troppo, non lo so, questa forse ci sta di più. Facciamo che lasciamo questa qui e quella del drago, probabilmente a sto punto, o ce la mettiamo centrale. O facciamo un altro edificio, non della mod, lo costruiamo noi, ce lo lasciamo. Tra l'altro devo un attimino recuperare il Quetzal. Scusami un attimo, Quetzal. No, non ci stiamo a capire. Devi star fermo. Ottimo. Lo lasciamo un attimino qui. Ecco fatto. Allora, quante frecce abbiamo? 78. Sta paglia qui si può buttare. Questo pure. 78 non so se basta, più che altro è mezza rotta, quindi insomma forse è meglio riparare un attimo, dai. Allora scendiamo un attimino, non ci credo. Non ci stiamo proprio capendo, gioco. Ma possiamo fare sta cosa ogni volta? Per favore, Desmodus, potresti avvicinarti, tipo, va bene anche così. Allora, ce ne andiamo un attimino sopra. Il Desmodus è in mezzo alle scatole. Mannaggia, guarda che oggi si litiga. E niente, non ce la faccio. Va bene, allora. Porca miseriaccia, guarda, sta qua davanti. Fantastico. Ora, se ce la faccio a salire sopra, ripariamo un attimino la balestra. Poi vorrei cercare sia un Baryonyx, questo qui magari si lascia, sia un Baryonyx, sia un Zar. Tra l'altro l'arpione era qua dentro, quindi prendiamoci questo qui che è già fatto. Vediamo di nuovo e speriamo che a sto giro non mi sono dimenticato nulla. Allora, vorrei evitare di usare il Desmodus, non so. Facciamo che ce ne andiamo col drago di roccia, dai, ci sta. Ci facciamo un attimo il giro dei laghetti, vediamo se riusciamo a trovare o un Sarco o un Baryonyx. Poi se ci abbiamo fortuna e troviamo entrambi, fantastico. Allora, in teoria, su sto fiume qualcosina dovrebbe spawnare, quindi diamo un attimo un'occhiata, c'è uno spino. Allora, non mi sembra di vedere niente di particolare, però c'è l'ape. Prima o poi toccherebbe addomesticarla, quella lì. Si potrebbe fare anche l'alveare, quello SP, che è praticamente finto e produce miele, però a sto punto, perché non prenderne un paio, no? Qua ce n'è uno, aspettate un attimino. 130. Niente di OP, però insomma, nemmeno così male. Fa soltanto attenzione che non arrivano cose strane. Ma che cavolo? Scomparso. Tra l'altro dice anche un sarco. Ma che cavolo sto a vedere? Livello 60. Niente di troppo
Interessante. Porca miseria, ma quanta vita c'è. No. Ecco fatto. Così non rompi più le scatole. Non c'ho l'arpione. Veramente un cretino. Allora, vediamo un attimo. Devo metterli in bar. Convinto che ce l'avevamo invece. Tra l'altro questo maledetto stun. Fermati un secondo. Ecco fatto. Ora sta calmo. Ti prendi un paio di frecce. E diventiamo amici. Voglio controllare il torpore perché non so quanto ce n'ha, infatti ce n'ha poco. 3005 non è tantissimo. Tra l'altro il Baryonyx è comodissimo in acqua perché stun. L'unica cosa, dovete stare attenti alle meduse perché altrimenti è finito. Lo stunnano tipo all'infinito e non lo recuperate mai più. Ultima freccia, vediamo un po'. Fortunatamente mi sono fermato. Ecco fatto. Allora, però quasi quasi, invece che dargli la carne, tra l'altro ci vuole quella di pesce pregiato, piuttosto ce ne torniamo un attimino indietro, se riesco a planare, ce la faccio. L'abbiamo rotto. Ah, perché c'ha la lente in mano, giustamente. Facciamo così. E nulla, torniamo indietro, recuperiamo un attimo un paio di kibble, diamo un attimino un'occhiata alle selle, ce ne abbiamo una viola, quindi... Non male, tra l'altro mi sono dimenticato la zuppetta. Eccola qui. A sto punto faccio uscire anche gli Utiranno, così ci liberiamo un attimo il criopod, lo lasciamo tipo qui per il momento. E nulla. Torniamo dal Baryonyx, così ce l'addomestichiamo un attimino. Allora, in teoria è tipo da ste parti. Eccoti qui. Allora, ecco te le crocchette. Per favore non mangiartele tutte, se possibile. Fermati. No? Ridammele, grazie. Allora, gli mettiamo un attimino la sella e poi andiamo a rinominarlo. Lo rinominiamo Fabio, visto che voleva che addomesticavamo un Baryonyx. Allora, se lo lasciate in passeggiata, in teoria dovrebbe andare a caccia di pesci da solo, quindi per fare scorte di cibo diciamo che non è male. Allora, praticamente lui in acqua, col tasto destro se non sbaglio, sì. Sostanzialmente stunna d'aria, ma che cavolo vuoi? Perché non l'ha stunnato? Non ci stiamo a capire. Se devi stunnare, scusami. Ma che cavolo? Sono abbastanza sicuro che lui con questa skill qui dovrebbe stunnare. Però il Sarcosuchus qui non sembra molto, come dire, d'accordo. Tra l'altro che cavolo di livello è? Aspettate un attimo. A questo punto diamo un attimo un'occhiata. Dove sei? Non ti vedo. Ma capì? Mi sa che l'ha killato, cavolo. Allora, visto che sta a fanotte, facciamo una cosa. Lo lasciamo un attimino nel cryopod. Torniamo in base e appena fa giorno ci facciamo un giro. È di nuovo giorno, quindi direi che è il caso di livellare un attimino il Baryonyx. Quindi, come sempre, schiudiamo un po' di uova di giga. Gliele facciamo mangiare un attimino. Poi se magari il gioco ce ne fa, praticamente nasce... Uno con 200% di danno, credo, a sto punto. Allora, devo dire che i livelli fanno abbastanza schifo, quindi mi spiace. Arrivederci, grazie, con calma. Fortunatamente non scappano, credo. No, si sono incastrati, quindi davvero easy. Anche se hanno un casino di vita. Sono morti tutti? Credo di sì. 67 livelli, facciamo tipo 5.000 di vita. Tutto il resto danno ci sta. Poi andiamo un attimino al laghetto dei castori, così proviamo di nuovo se in acqua riesce a stunnare. Perché in teoria, quando fa quella specie di trottola, dovrebbe stunnare. Tra l'altro fa anche un piccolo salto, ma davvero piccino, niente di pazzesco. Allora, con calma, ce ne usciamo di qua. Tanto il bronto lì che sta a fan, si sa. Tra l'altro prima o poi dobbiamo anche schiudere le uova di T-Rex, che abbiamo un casino di uova di T-Rex, gli Utiranno e Allosauro, quindi tocca dare un attimino un'occhiata, vediamo come... Oh mamma mia, quanti cavolo di alfa ci sono. Forse attaccarli tutti è un po' follia però. Non ci hanno visti, fantastico. Allora, vediamo un po'. Facciamo tipo... Gli rubo la cement. Eccola qui. Certo che magari potevo anche refullarlo un attimino, no?
Eccoli. Vediamo se li ha stunnati. Sì, li ha stunnati, perfetto. Quindi, insomma, è davvero comodo. Non so perché col Caprosuchus lì non funzionava, va a capire. Però comunque, cioè, se riesce a stunnare creature in acqua, è davvero comodo, nel senso. Le stunnate, poi le colpite. In teoria dura 10 secondi, quindi tanta roba. Questo qui è vivo ancora. Scusami. Che poi in realtà non fa nemmeno così poco danno. Oh mamma mia, c'è una curva tipo pazzesca, però ci sta nel senso. Comunque è davvero comodo. Poi magari con l'imprinting c'è anche un po' di speed in più. Non è per niente male. Guardate il castoro. Non si muove più. Fantastico, no? Attimino, ecco qua. E a sto punto, cavolo, non ce la diga qui. Ah, ha cambiato posto, tipo. Va bene. Tra l'altro c'è anche la paperella lì che prima o poi vorrei anche addomesticare. Anche se quella lì mi sa che è davvero un casino. Castoro, per favore, con calma. Allora. Tra l'altro consuma pochissima stamina. Un attimino, vediamo un po'. A sto punto prendo anche un po' di legno, ci sta. Tra l'altro da qui il castello è veramente figo, nel senso. Quell'albero lì tutto rosso, secondo me ci sta un botto. Non lo so, secondo me ci sta. Saltelliamo un pochettino. E nulla. E torniamo a casa. Direi che per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento e un mi piace. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!